Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. Questa volta tema varie perché devo fare una piccola riparazione e intanto vi racconto qualcos'altro di me. Questa volta invece di raccontarvi qualcosa di caratteriale, diciamo, vi racconto qualcosa di fisico. Qualcuno di voi magari se ne è accorto. Ma io ho una pessima vista. Dico che qualcuno si può essere accorto perché tipicamente quando cerco di guardare qualcosa faccio le classiche smorfie, chi lo sa le riconosce, di chi ha una vista scadente. E nei video mi si è visto diverse volte fare queste smorfie, stringere gli occhi, eccetera. In un paio di video mi sono anche ripreso con gli occhiali perché magari stavo facendo qualcosa di particolare, quindi avevo gli occhiali addosso. La mia vista è pessima fin da bambino, si sono accorte le maestre delle elementari che io guardavo perché ho astigmatismo, e guardavo la lavagna quando seguivo le lezioni piegando la testa perché ci vedevo meglio. Ce l'ho quindi da quando sono bambino, ho sempre portato per tutta la vita, per tutti i 50 anni che ho, 56 anni che ho vissuto, occhiali. Poi da adulto ho portato molto anche le lenti a contatto perché ci vedevo meglio, quindi al lavoro tenevo le lenti a contatto. Ho la fortuna di avere una buonissima lacrimazione, quindi potevo tenere le lenti a contatto anche tanto tempo e quindi le portavo per praticamente tutta la giornata, poi quando arrivavo a casa le toglievo e mettevo gli occhiali. Ora, per quello che sto dicendo, chiunque lavori nel campo dell'ottica si scandalizzerà, però praticamente io ho sempre fatto lenti a contatto annuali, penso le chiamavano così a quei tempi, non so se esistono ancora. Quindi teoricamente che dovevano durare un anno. Le ultime che ho fatto mi sono durate 8 anni. Le ho buttate via proprio perché non potevo più metterle, perché nei contorni della lente a contatto si erano scheggiate, diciamo, si toglievano dei pezzi e mi si irritavano gli occhi, allora non riuscivo più proprio a metterle. Vabbè, un po' esagerato. Così anche gli occhiali, perché gli ultimi occhiali che ho fatto li ho portati per qualcosa tipo 13 anni, 13-14 anni, li ho fatti ancora prima delle lenti a contatto. Il problema è che appunto alla fine, cioè alla fine, nel senso, negli ultimi anni, prima di quello che vi racconterò, comunque mettendo gli occhiali ci vedevo meglio, però mi affaticavano la vista, quindi non erano più corretti come correzione delle lenti. Solo che ovviamente con la mia situazione economica non potevo certo mettermi a rifare né gli occhiali né le lenti, perché avendo un difetto molto forte sono costosissimi. Addirittura nei negozi di ottica dove ho fatto gli ultimi due occhiali, cioè quindi gli ultimi e quelli prima, mi hanno detto che i loro computer non riuscivano neanche a gestire in automatico le lenti, dovevano segnarle a mano perché erano fuori scala, tanto erano potenti. Per cui erano costosissime. Adesso non so i prezzi attuali, ma l'ultima volta che ho fatto occhiali e lenti erano a più di 400 euro ognuno, lenti e occhiali. Cosa è successo ultimamente? Mi si sono rotti gli occhiali. Allora, le lenti le ho buttate via un po' di anni fa, perché neanche tanti anni fa, 1 o 2 anni fa, proprio perché non riuscivo più a metterle, mi facevano proprio male negli occhi, quindi perché c'erano proprio, siccome avevano delle scheggiature intorno alla lente, sul bordo, erano diventati in alcuni punti un po', diciamo,
spigoli vivi, chiamiamoli, e quindi tendevano a irritare un po' l'occhio, quindi ho dovuto, per forza, per disperazione, ho dovuto buttarle via. Gli occhiali invece mi si sono rotti un mesetto fa, purtroppo, e si sono spaccati in mezzo, cioè la stina che tiene le due lenti si è spaccata, quindi senza occhiali sono rovinato. Prima che mi si rompessero gli occhiali, avevo scoperto quelli stenopeici, che sono quelli, sicuramente qualcuno di voi li conoscerà, con le lenti con i buchini. Poi magari vi metto, non so se si riesce a vedere, io non vedo bene il display, vi metto magari delle foto. E quindi ne avevo comprato prima un paio, è roba che costa 2-3 euro, no? Sono tutti di plastica. La lente è un pezzo di plastica con dei buchini. Prima ne avevo comprato un modello, che è questo qua, che mi si è rotto. Vedete? Mi si è rotto a metà praticamente. E poi ne avevo comprato un altro paio, visto che costavano relativamente poco, quando ce li avevo 2-3 euro. Ne ho comprato un secondo paio quando mi si sono rotti i primi. Poi si sono rotti anche questi, no? Allora ho usato una tecnica vista in un video fatto da una persona in India, che lì probabilmente per la povertà che c'è si arrangiano il più possibile, che praticamente con un saldatore elettrico per elettricità elettronica scaldava la plastica diventava liquida e poi metteva assieme la parte e si risaldava praticamente. L'ho già fatto e funziona. L'ho fatto con questi qui, l'avevo già risaldati insieme. E ha funzionato per un po', solo che poi cosa ho fatto io? Stupidamente ho messo gli occhiali, diciamo, piegati nella tasca interna di un giubbotto, poi facendo delle manovre mi sono avvicinato a qualcosa e con il petto ho spinto contro un bordo, il letto basculante. Mi sono avvicinato, gli occhiali erano nella tasca, si sono schiacciati e si sono rotti di nuovo. Quindi è stata una mia svista. Infatti adesso ho cercato vecchie custodie di occhiali che ho dagli altri occhiali, quelli normali della vista, e li porto in questa maniera, perché sennò si rompono di nuovo. E così mi si era rotta anche l'asticella di questi qui, che ancora sono quasi sani, che però riparata ha funzionato per un po', ma adesso si sta rompendo il meccanismo, lo vedete che si piega troppo. Il meccanismo qua, il perno, metà del perno è già rotta, si sta rompendo anche la seconda, e quindi quando si romperà questo non lo posso più riparare. Oggi sono qui perché voglio riparare quest'altro. Visto che l'ho già riparato una volta e poi l'ho rotto io quasi di proposito, per distrazione, voglio riprovarci. Voglio vedere se riesco a unirlo di nuovo. In internet si sente parlare sia bene che male di questi occhiali, questo tipo di occhiali qua, stenopeici. Io ne devo parlare bene, li ho provati per un po', adesso i primi, questi qua che adesso cerco di riparare, ce li ho da forse un paio d'anni, forse anche di più, gli altri un po' meno. Mi sono sempre trovato bene, però quello che non viene mai detto quando vengono commentati questi occhiali, questo tipo di sistema, diciamo, è a cosa serve, ok? Perché non è un occhiale da vista, ok? Cioè non si può considerare un occhiale da vista, perché un occhiale da vista, se lo indossi, ti corregge la vista sempre e comunque, se l'occhiale è fatto bene, no? Questi no, questi sono specifici per un singolo lavoro, per una singola funzione, e cioè concentrare la vista su un punto. Quindi non vanno bene per guidare,
non vanno bene per guardare la televisione, per guardare film, non vanno bene per videogiochi, per videogiocare, non vanno bene, insomma, non vanno bene per tutte le situazioni in cui l'occhio deve muoversi guardando in giro. Vanno bene solo e soltanto per concentrare la vista su un singolo punto. Molti invece pensano che siano occhiali, cioè li trattano come occhiali da vista e quindi vorrebbero vederci sempre comunque bene. In realtà non funzionano in questa maniera. Il metodo Bates, che è il medico che li ha inventati, diciamo, che li ha pensati, lo dice chiaramente. Io ho tutti e due i libri di questo dottore qua. Il primo che parecchi anni fa, penso una quindicina, 20 anni fa, e quello più recente che invece rivoluziona un po' il primo, ne parla, però lo dice chiaramente che servono solo e soltanto per concentrare la vista, per aiutare la vista concentrata in un punto. Quindi quello che si può fare è leggere, scrivere con questi occhiali qua. Pensate che io li uso al computer, perché io sto tanto al computer, perché l'unico modo per me per guadagnare soldi è lavorare col computer. E addirittura quando sono al computer io il monitor lo vedo bene, perché tipicamente nel monitor, a parte quando guardo video, perché anch'io guardo video YouTube, allora li tolgo, perché se no non vedo bene, perché diventa tipo un film e quindi la vista vuole spaziare e questo occhiale non lo permette, cioè dà fastidio anzi. Quando li uso, mentre guardo, tipo che sto scrivendo qualcosa, leggo bene, eccetera, e io, ripeto, ho un difetto di vista parecchio alto, quindi funzionano perfettamente. Però, per esempio, pensate, già solo quando devo abbassare la vista e guardare la tastiera e scrivere sulla tastiera, l'occhiale concentra così tanto che io, per riuscire a vedere i tasti, io ho fatto anche un po' di dattilografia, ma non me li ricordo benissimo i tasti. Quindi devo cercarli ogni tanto, soprattutto quelli meno utilizzati. Devo spostare la testa, non spostare gli occhi, perché gli occhi, se hanno davanti quell'occhiale, per non metterli e toglierli, devo appunto spostare il punto di vista degli occhi. Per cui neanche la tastiera è facile del computer è facile da usare per quanto concentrano la vista questi occhiali qua. Quindi se ne sentite parlare male è per questo, perché la gente non capisce come usarli, no? In più io ho fatto un po' di esperimenti, perché adesso provo a farli vedere, metterli davanti alla telecamera, ma appunto io non vedo bene il display, non riesco a capire, il display è troppo piccolo per capire. Ve li faccio vedere avvicinati uno all'altro. Vediamo se si vede la differenza, se no comunque se quando poi io riguardo il video non si vede, sovrappongo delle immagini che prendo da internet. Allora, queste due lenti sono diverse. In pratica differiscono nel fatto che una ha i buchi orientati, come che si dice? Allineati, ecco, non mi veniva il termine, allineati obliquamente, questo qua. Sono allineati in maniera obliqua, cioè sono così le linee di punti. Quest'altro invece, le linee di punti sono orizzontali. Io ho scoperto per caso questa cosa perché ho comprato prima questi con le linee orizzontali. Poi quando ho comprato i secondi pensavo fossero tutti uguali e quindi li ho comprati senza stare a guardare. Quando mi sono arrivati mi sono detto, beh, ma sono diversi, come mai? Li ho provati e tra i due, quelli con le linee oblique funzionano peggio di quelli con le linee orizzontali, per quello che adesso li voglio riparare questi qua, perché questi funzionano meglio. Quelli con le linee orizzontali funzionano meglio. Non chiedetemi perché, perché io non li ho inventati, non li conosco bene, però li ho provati e secondo me funzionano meglio e quindi spero di riuscire a ripararli oggi. Quindi c'è questa differenza che non, di cui non vedo mai nessuno parlare o scrivere. Ora,
Cercherò di ripararli, spero di ripararli perché quegli altri tra un po' mi si romperanno anche loro. Se riesco a ripararli, per un po' vado avanti così e poi spero di riuscire a trovarne con la montatura in metallo. Anche se ho visto che questi qua costano 3-4 euro, 6 euro, 8 euro. Quelli con la montatura in metallo, io ne ho trovato solo un modello, però non sembra un granché, non ha tante recensioni buone. Costa più di 20, 23 mi sembra euro. Che vabbè, vale la pena perché se ogni 1 o 2 anni me se ne spacca uno, va a finire che ne spendo 20 euro a forza di comprarmene. Però, sempre il solito discorso, ad averli 20 euro, c'ho altro da fare che da spendere, no? Quindi vabbè, comunque, a parte sto discorso, adesso vediamo un po' se riesco a ripararli. Ok, allora accendo l'inverter, tensione, il cicalino, non mi ricordo se così è acceso e così è acceso, così mi sembra che sia acceso, vediamo. È talmente tanto che non lo uso che non mi ricordo più. Ah, così è acceso il cicalino. Ok, sta partendo. Ok, eccolo qua. Posso spegnere il cicalino. Ok, adesso mi è arrivata corrente alla ciabatta, attacco il saldatore e adesso dovrò aspettare un attimo. Ci rivediamo quando è pronto. Già si sta scaldando. L'avevo già usato qua in camper, quindi so già che l'inverter ce la fa ad alimentarlo. Ok, eccoci qua. Dovrebbe essere caldo. Vediamo un po' se infatti la plastica si scioglie subito. Adesso devo riuscire a scaldare le due parti. Ecco qui. E poi attaccarle assieme, vediamo un po' se regge. Si muove un po' troppo. Come posso fare? Aiuto. Devo anche cercare di non respirare il fumo di plastica bruciata perché... Cercando di far spargere bene la plastica.
Vediamo un po'. Già un po' tiene, però non è venuto dritto. Non è facile, eh? Anche l'altra volta avevo avuto un po' di problemi. Ovviamente non viene un bel lavoro, esteticamente fa un po' schifo, però chi se ne frega, l'importante è che ci vedo. Allora, sembra quasi che sia andata bene. Vediamo un po' se mi... direi che funzionano bene. Allora, darei un'altra ripassata qua davanti. Servirebbe qualcosa su cui appoggiarlo. Cos'è che ho a portata di mano? C'ho niente a portata di mano. Ah, c'ho la carta igienica a portata di mano. Allora, è troppo bassa. Ok, facciamo così. Anche così è troppo basso. Tra l'altro, l'altra volta, quando li avevo riparati la prima volta, avevo preso dei pezzettini di plastica nera e glieli avevo sciolti sopra, quindi c'è un po' più di plastica rispetto a quella sua. Infatti, sto cercando di farne sparpagliare un po'. Mi sa che mi è venuto abbastanza bene. Bene nel senso che potrebbe tenere, eh? Non nel senso bene esteticamente, perché esteticamente fa schifo. Però chi se ne frega, l'ho già detto. Potremmo già esserci. Allora, vediamo un po'. Vedo che qua c'è un pezzetto che mi arriverebbe sul naso e quindi mi darebbe fastidio. Questo lo devo togliere. L'altra volta mi era successo anche l'altra volta. Ah, ecco qua. Se no mi infastidisce quando lo metto. Ok, direi che ci siamo. Sono venuti un po' storti, però vabbè, li ho provati, sembra che funzionino bene. Sì, stanno un po' storti, ma cioè una lente è un po' più distante dall'altra, ma per fortuna non essendo lenti correttive, adesso io sto mettendo a fuoco e ci vedo bene, nel senso che sono, perché l'importante è l'allineamento dei buchi. E l'allineamento fortunatamente c'è, quindi direi che ci siamo. Ho sentito adesso mettendoli che sul naso c'è ancora un po' di fastidio, quindi devo abbassare leggermente la plastica qui.
Vediamo un po'. Sì, non è il massimo, ma avrei dovuto fare come l'altra volta. L'altra volta avevo creato tutto un baldacchino di cartone su cui avevo scocciato tutto e stava, diciamo, come una specie di dima che mi teneva l'occhiale dritto. Avrei dovuto fare così. Al massimo, tanto ormai le ho fatte già due volte, li risciolgo un'altra volta e li riattacco dritti. Però adesso mi serve che funzionino, adesso mi sembra che vanno bene, anzi, vanno molto bene. Sì, direi che vanno molto bene. Perfetto, ce l'ho fatta. Posso spegnere il... l'inverter. Sto aspettando che faccia il bip bip. Dovrebbe fare il bip bip. Ah, ok, si è spento. Spengo la corrente, spengo il bip e siamo a posto. Allora, faccio questo pezzettino di video come pezzo finale di questo video qua degli occhiali, perché credo di aver sbagliato qualcosa oppure ho cancellato il file, eccetera. Praticamente non ho più trovato il pezzettino finale, appunto, di questo video, dove facevo un po' le somme di quello che ero riuscito a fare. Quindi lo riprendo qui. L'avevo fatto in camper, ma lo faccio qua, non sto ad andare là solo per qualche minuto di video. Allora, come avevo detto, sono riuscito a saldarli. Adesso in realtà è passato qualche giorno, perché avevo da finire un altro video e poi quello che avete visto prima di questo, e poi mi sono messo a fare questo qua e mi sono accorto adesso che manca il pezzettino. Quindi dicevo, è passato qualche giorno, li sto già usando da qualche giorno, quindi la saldatura è venuta bene, tiene benissimo. Vi ho fatto vedere che, vabbè, non si vede, vabbè, che non sono dritti. Vediamo se riesco a farveli vedere, non so se si riesce a vedere. Praticamente questa lente è un po' più avanti, questa è leggermente più indietro, però siccome, appunto, come dicevo anche mentre li saldavo, non sono chiari da vista, quindi non è necessario che stiano alla stessa distanza dagli occhi, l'importante è l'allineamento dei buchi e la distanza. Stanno funzionando, appunto, li sto usando da un po', quindi da diversi giorni, da quando li ho rimessi insieme ad adesso. Direi che ha funzionato, quindi bene. Finché non avrò modo di comprarmene di nuovi, questi funzionano. Adesso ho pensato di tenere questi, che sono un po' più saldi, diciamo, per tutto il giorno quando lavoro al computer, e gli altri li lascio nella custodia, in una custodia, sono protetti, e me li porto in giro quando vado a fare la spesa oppure quando penso che possano servirmi. In quel modo li userò pochissimo. Sapete che vi avevo detto che si stanno rompendo in uno dei giunti qua, no? Delle cerniere qua, diciamo, adesso non mi viene il termine, comunque, dove si piega. Quando si romperà, quelli lì non è più possibile ripararli. Li avevo già riparati una volta, non è più possibile ripararli. Questi invece sono riuscito a ripararli di nuovo. Basta, direi che è tutto, la cosa ha funzionato, bene, grazie della visualizzazione, ci vediamo ai prossimi video, ciao ciao!